Mi ricordo che è nato da una mia idea. In realtà questa idea parlava di qualcosa di paranormale. Io non ricordo esattamente che cosa è successo successivamente, cioè chi ha sviluppato la prima sceneggiatura. Mi ricordo che poi è stata presa in mano da due ragazzi giovani, Patrick Burke e l'altra Monica Galli Casagrande, che fece una Rivisitazione direi interessante. L'idea era di queste due bambine che si trovano in una situazione drammatica, cioè perdono la memoria perché vengono trovate in coma vicino a un lago e in questa situazione conoscono la morte. In realtà una si innamora. Di questa morte, lo identifica come suo fidanzato, l'altra conosce la morte, ma cerca di combatterla, cioè non vuole che la sorella vivi a ricongiungersi col suo fidanzato e quindi a morire. Questa è una cosa che a me sfiziava molto e quindi l'abbiamo portata avanti. Il problema sulla sceneggiatura è nato dopo perché ha avuto varie revisioni. Perché non, non so per quale motivo, ma il produttore ogni volta aveva degli input diversi. Una volta dovevamo fare il thriller, una volta l'horror, una volta il giallo, una volta um, per la tv. Perché continuava a cambiare la sua natura questo film. Gli sceneggiatori riscrivevano, riscrivevano, modificavano, aggiungevano Alla fine la stesura finale aveva un po' di tutto. Anzi, i sceneggiatori non ci si trovavano più. Addirittura entrò una terza persona, credo, a sistemare il copione. Che succede? Che, che alla fine io non ci credevo più, quando a un certo punto ricevo una telefonata dal produttore che mi dice che nel giro di pochi giorni si partiva. E io ho detto: Ma sei pazzo, un film in pellicola, chi si ricorda più nemmeno la sceneggiatura con tutte le, le stesure che ha avuto? E allora ho cercato di sistemare io qualche incongruenza, un po' di dettagli. Due scene le ho riscritte addirittura sul set. Il, la scena il, della protagonista nel confessionale e il dialogo finale tra le due sorelle in ospedale. La sceneggiatura, quando l'ho letta la prima volta, io, lo, il film, ho immaginato un po' modo diverso che è stato realizzato, però è solo la mia impressione. Eh, io dopo, quando ho rivisto il film, eh, mi so, sono rimasta un po' stupita perché mi sembrava di, di vedere... Un altro film da quello che ho letto, ho letto prima, eh, cioè in modo sicuramente positivo, eh, però, eh, però dura pensavo che, mm, che la, la, il montaggio lo facevano in modo diverso, cioè durante le scene, mentre le giravamo, era quello che era nella sceneggiatura. Eh, però dopo è stato cambiato due o tre volte e alla fine penso che eh, non corrisponde in 100% alla sceneggiatura io mi ricordo mi ricordo che eh, mi dava l'impressione di un film molto più forte eh, molto più forte, molto più horror, invece, ehm, alla fine è, è molto più tranquillo, più ambiguo soprattutto. Eh, con poche scene drastiche, forti. Assolutamente, tant'è che il titolo me lo ricordo, si chiamava Sangue a cena. Quindi è una storia molto più violenta, molto più eh, sì, horror senz'altro. Successivamente è stata portata molto più sul paranormale e molto meno dal punto di vista ovifico. Sì. Ricordo che quando eh, mi è stata data la sceneggiatura, eh, lo script eh, non era eh, la prima versione, stavano girando penso 7, 8 se non 10 versioni diverse di quello che poi sarebbe stato il film. A me ne è capitata una di queste in mano e Roger mi ha «fatto un'idea di quello che è il mondo», e cerca di capire già adesso che cosa io potrei volere al momento giusto. Quindi io inizio a leggere un pochino questa, questa, questa sceneggiatura e dopo un po' di pagine, una decine di pagine, io non, ancora non ho nessuna emozione, non, 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 non riesco a entrare in sintonia in quello che è ehm, l'angoscia o eh, lo spirito del film. Quindi nel dubbio ovviamente dicevo sarà sicuramente un limite mio, sono io che non riesco a capire, probabilmente non mi sentivo adeguato in quel momento a fare il lavoro che mi è stato chiesto. Quindi chiudo qua il discorso eh, lettura e mi dice quando parti per il set io ti raggiungo e vengo un attimino a respirare con te l'aria del film. Così ho fatto e così ho visto Roger al lavoro dove probabilmente... Io avevo una delle, 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 degli script in mano che non erano ancora quelle definitive perché poi non riconoscevo anche tra alcune scene quello che io avevo letto. Erano simili ma erano fondamentalmente diverse, specialmente nei dialoghi. E Roger stava già iniziando a interagire all'interno del film adattando quello che era lo sviluppo del momento. Cioè la creatività non muore mai, mai, mai. Ma l'idea, benché è un film che non avevo scritto io, quindi non nasceva da me, L'idea delle due sorelle che una vuole morire, l'altra invece fa da angelo protettore, ma era, mi incuriosiva il discorso anche della telepatia che tra l'altro avevo affrontato in un film precedente. E mi incuriosiva il fatto che era comunque un horror parapsicologico, benché io non creda nella parapsicologia. Il mio personaggio che si chiama Sara è molto assente, è molto molto strana nei suoi comportamenti che da una parte sembra una ragazza tranquilla brava buona intelligente che fa la sua vita come deve fare una ragazza alla sua età invece d'altra parte c'è qualcosa che non va e, e infatti si vede mh, nel rapporto con la sorella che è un, un rapporto molto morboso però d'altra parte eh, magari la gelosia, magari eh, una questione di protezione per la sorella ci dice eh, che non è proprio tutto bello come sembra. Devo dire che inizialmente io, visto che era un film abbastanza violento, è naturale che mi sia venuto in mente oggi. Ci avevo collaborato, sapeva che lui aveva un'esperienza dei film di questo tipo e quindi ho pensato subito di interpellarlo. In realtà anche lui mi è sembrato che fosse portato più verso il, più il paranormale e quindi poi alla fine direi che, adesso non mi ricordo se lui poi ha collaborato con i due sceneggiatori, sicuramente avrà visto l'ultima stesura e ci aveva lavorato sopra. Si è dimostrato interessato a questa cosa, io avevo bisogno di un regista giovane che avesse delle idee nuove e quindi questa collaborazione è nata immediatamente. Roger, il nostro regista, è stata una persona splendida perché sono stati tanti, tanti momenti di attenzione, tanti momenti che erano molto molto difficili, però la tranquillità e la serenità di Roger che ci trasmetteva in qualunque momento ci ha aiutato tanto. Era una persona che si poteva in qualsiasi momento chiederlo qualsiasi cosa che tante volte è difficile avvicinarsi al, al regista in momenti non adatti. Invece con Roger non è mai stato così, sempre è stato un grande aiuto, eh, ci spingeva molto, eh, ci aiutava eh, a entrare nel personaggio, perciò eh, penso che sinceramente veramente è stato così che è stato eh, il regista ehm, più bello, più carino e più professionale di tutti quelli che, con quali ho lavorato prima. Ma la figura della morte è una figura, diciamo, particolare, perché la morte non, noi non possiamo vederla, non può essere solo il vecchio, può essere l'incapucciato, può essere il vecchio, può essere il liquido bianco che esce dalla bocca, cioè la morte è indefinita. Il mio personaggio è il fidanzato di una delle due sorelle, protagoniste del film. Eh, che però è, è il classico eh, belloccio della situazione con, eh, che sta insieme ad una delle due sorelle e forse l'altra per gelosia o per, eh, perché comunque ha queste, que, que, questi, questi poteri, si può dire poteri. E, insomma mi ritrovo in mezzo a una situazione dove, dove io sono scomodo però pur mantenendo comunque il mio personaggio da belloccio, carino, ricco eh, sempre disponibile anche quando, anche quando le cose sono un po' pesanti da affrontare insomma ecco. i personaggi principali che erano appunto Elisa Richard e Ilaria De Angelis Ilaria veniva da un'esperienza di musical Interessante, andava benissimo per quel personaggio. Elisa era un'attrice un eh, un polacca con delle esperienze in Polonia che aveva desiderio di fare un'esperienza in Italia. Ovviamente erano interessanti per due motivi. La prima è che vabbè, una era mora, l'altra bionda, cioè avevano... in più. Non si sapeva chi era il personaggio positivo e negativo. E in realtà tutte e due davano un'impressione di ambiguità di fondo, proprio sia come interpretazione ma anche come persone. E quindi le abbiamo scelte. Su... Non abbiamo fatto una grossa fatica a trovarle, devo dire. Come, come interpretazione ci è piaciuto subito, sia una che l'altra. Ma eh, magari perché sono. Cioè, da inizio della conoscenza con tutte le persone, ehm, sono devo prendere confidenza, infatti. Perciò eh, non sono troppo espansiva, perché nella vita con amici lo sono, giusto? Invece, sì, da inizio dei rapporti, da inizio delle conoscenze eh, non, non è che sto per le mie, assolutamente no. Però voglio prima capire le persone, come sono e, e poi piano piano mi apro. Per quello magari il regista ha pensato che veramente sono sempre, sempre un po' ambigua. No, non è vero. I casti come sempre li faccio sul provino, quindi metto la prova agli attori abbastanza in maniera seria. Elisa Ricci che innanzitutto aveva pure l'aspetto giusto come ragazza ombrosa, un po' così introversa e per coincidenza assomigliava tantissimo all'attrice che interpretava lei da bambina, che è Micolo Olivieri, una bambina che io già allora ha debuttato credo con me in quel film veniva accompagnata dalla mamma mi ricordo ed era bravissima per l'età che aveva e tant'è vero che adesso ha avuto successo con i cesaroni che era molto, molto carina intelligente lì, lì è proprio ehm, una, una bambina almeno nei tempi era una bambina cosa aveva 11 anni mi sembra o 10 anni ehm, Ero stupito perché faceva di quei discorsi che neanche forse le attrici che erano lì, che avevano 23-24 anni non, non riuscivano a starle dietro. Insomma. Da inizio dei film ci sono delle scene da me eh, quando ero piccola. Eh, e lì eh, questo ruolo della bambina girava la Nicole Olivieri, che era una bambina bellissima, bravissima. Mi sa che era il suo primo film quale ha partecipato. Ecco, vabbè, abbiamo finito di girare, io in questi anni non ho avuto possibilità di, di, di vedere nessuno praticamente sento, e qualche mese fa eh, sono a casa e mio marito mi chiama, Elisa, Elisa, vieni qua subito, guarda, c'è un'intervista di una ragazza, muora, bella, che infatti assomig ci assomigliamo un pochino e mio marito dice, caspita, ma dimmi, io la conosco, la conosco. E dico, guarda, questa ragazza è la piccolina che lavorava con me nelle, nella Innamorata della morte, e adesso è diventata una star. Lavora nella televisione. E, è, è stato bellissimo a vedere una persona, una ragazza che, ehm, che ha cominciato nel primo film con me, e adesso va avanti, è diventata famosissima. La voglia di girare in pellicola. Non è stata una voglia in realtà, era quasi un'esigenza perché il film nacque prima che con la coproduzione di questo produttore Veneto, con una collaborazione tra me e Angelo Stella. Angelo Stella in quel periodo aveva ancora un certo peso su, su dei circuiti cinematografici. Che volevano ancora le pizze, proprio le vere pizze, 35 mm. Quindi, quando ci trovammo e decidemmo di, di fare questa produzione, Angelo Stella mi disse: No, dobbiamo farla in pellicola, perché dobbiamo mandarla al cinema, far, se no dobbiamo fare il gonfiaggio. Se, se ti ricordi, c'era il discorso del, go, del gonfiaggio, e quindi una grossa problematica. perché. Se tu non sapevi di mandarlo al cinema forse era meglio girarlo così come in elettronica. già. Ma già partendo dall'ipotesi di mandarlo al cinema sarebbe stato un costo ulteriore fare il gonfiaggio. A quel tempo il gonfiaggio costava moltissimo, adesso costa molto meno. Quindi decidiamo di girarlo in pellicola dicendo a Roger mi raccomando non usare troppa pellicola. Roger Frater. Eh... Ci siamo incontrati un po' di anni fa eh, sul set di un, di un videoclip musicale, eh, era una produzione ricca di, 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 di idee e Roger era proprio il regista che faceva il caso nostro. Durante la lavorazione, in una pausa, le nostre eh, passioni sono venute a galla riguardo al cinema di genere così abbiamo scoperto un, un comune denominatore, ovvero il film, il film culto, il film horror. Da lì eh, è iniziata una collaborazione che va avanti ancora oggi. L'approccio tecnico, comunque eh, l'approccio musicale per quello che riguarda ehm, la musicologia dedicata a, ai film di Roger Frater, eh, deve essere sempre comunque molto molto carnale. Carnale nel senso ehm, di vero. Eh, la, la musica oggi, con tutto quello che è il mondo digitale, ha degli strumenti in mani e immensi rispetto solo a vent'anni fa. Il rischio è quello di produrre della musica mh, brutto di resterile, però quantomeno eh, simile o comunque senza uno spessore compositivo di livello, perché ottenere una dinamica a livello tecnico, musicale, quindi di frequenze che colpiscano l'immaginario dello spettatore è molto facile, un trucco da, da poco, ma la base, la composizione, l'idea è sempre comunque quella che poi rimane e si cuccia addosso ai ricordi del film anche solo sentendo la musica. Com un odore particolare per un luogo. Quindi eh, quello che ho sempre cercato di dare a Roger è l'onestà di, di un musicista, con tutti i pregi e i difetti di quello che ognuno di noi si porta addosso nel mio caso. E ho sempre eh, cercato di avvalermi di eh, strumentazione vera, quindi strumenti suonati, la parte umana e la parte emotiva di quel giorno in cui ci sono le riprese audio assolutamente reali. Però lasciando quel margine di digitale che quindi magari suoni costruiti, ritmiche costruite già a priori, perché ad essere un senso di modernità. Non volevo cadere nella, nella facile trappola del, del gusto troppo retro. Il richiamo, sì, il cameo è giusto e doveroso, se è, è piacevole, ma non una brutta copia di quello che è già stato fatto. Avendo molto feeling con l'universo femminile, molte amiche donne, essendo cresciuto anche in mezzo alle donne, ho sempre fatto film dove le protagoniste fossero donne. In due casi per questo produttore, dove non sono l'autore della sceneggiatura, innamorata della morte, ma anche Mimesis, le protagoniste sono donne. Ma è un caso. Non ho dato nessun input iniziale, si vede che la produzione ha visto tu gli altri film sera, e ha ritenuto eh? sì, per quello magari farmi fare la giorno, regia. Roger brava, credo che lo faccia, lo faccia lo tutto no. sulla donna siamo perché, siamo perché che è affascinato dal femminile, più o meno. Direi che ha una componente femminile molto spiccata. Mm. È vero, anche questi due film erano su, su, sul mondo femminile, in realtà, su due sorelle, prima e su questa ragazza che ha due amiche molto particolari. Probabilmente adesso che tu me lo ricordi, eh, non è solo perché erano paranormali, forse erano anche perché erano sul mondo femminile, che io gliel'ho proposto e lui ha accettato, in realtà. Poi è vero, le valorizza molto perché secondo me riesce molto a entrare in questo mondo, riesce a capirlo molto di più di, di, di altre persone. Abituato a lavorare con il mio gruppo di lavoro, quindi conoscevo tutti, trovarmi con invece una troupe cinematografica, perché questo è il primo film che ho girato in pellicola, è stata un'esperienza molto faticosa ma gratificante, soprattutto perché ero circondato da veri professionisti, gente comunque che aveva fatto la storia del cinema e che era lì comunque per collaborare e aiutare. Io tutto sommato con loro ho avuto un buon rapporto, nonostante mille difficoltà, perché quando giri in pellicola non hai la telecamera, cioè hai dei mezzi notevoli, ogni volta che ti sposti da un punto all'altro della strada, eh, si muovono tante persone, hai sotto di te tantissime persone da gestire. Ho avuto, ero stimato, ero veramente, avevo degli aiuti, tanto per dirne una, una durante una scena il dialogo tra le due sorelle in un appartamento, in una casa. Durante un carrello uno mi dice: Vedete, guarda che forse è uscita l'ombra, forse è meglio rifarla. Quindi avevo, Mi sentivo abbastanza tranquillo perché non era tutto sulle mie spalle come invece accade, e lo sanno gli autori del cinema indipendente. Il film era girato in 35 mm, attrezzatore di un certo tipo. Una troupe, molto direi: almeno una trentina di persone, molti personaggi comparse. Eh, molti ambienti quindi mh, ovviamente il film non era semplice da gestire un giorno eh, non trovano una pizza Dele, delle scene precedenti che abbiamo già girato, gi girato un due giorni prima allora cosa succede arrivo con la macchina con mio fidanzato che eh, era prima volta sul set non sapeva del linguaggio del film e sentiamo questa scena dal nostro direttore che parla al telefono, arrabbiatissimo, scatenato, salta, parolacce, non parolacce, infuriata completamente, che dice è sparita la pizza, non troviamo la pizza. <ride> e il mio fidanzato mi dice e allora... Cosa succede se sparita la pizza? Ma deve fare tutte queste scenate per una pizza? E lì per me è stata proprio una giornata divertentissima che continuo a ripetere questa cosa perché è veramente era buffo. Cioè, mia fidanzata aveva ragione che una scenata per la pizza invece, invece in verità era una cosa un po' più, più grave, però alla fine l'hanno trovata, non è successo niente, è finita bene. Allora, il film è rimasto bloccato per lungo tempo per una questione di punti di vista, ovviamente, perché il regista, prima di tutto oggi, ovviamente aveva un suo punto di vista sul film. Io, devo dirti, avevo una visione possibilista su tutto, nel senso che il film era quello. Il problema è stato soprattutto tra il regista e Angelo Stella, il quale diceva io devo distribuirlo al cinema e devo in qualche modo avere un prodotto ritmato. Eccetera. In più noi avevamo le vendite estere, quindi c'era anche il venditore estero che aveva delle esigenze. Inizialmente il film durava 108 minuti se non sbaglio, troppo lungo. Il venditore estero ha detto dovete tagliare 20 minuti, poi il montaggio eh, Angelo Stella lo fece fare a Roma, Roger Frater non riconobbe quel montaggio. Eh, ovviamente tra un montaggio e l'altro venne rovinata la colonna eh, internazionale, la colonna audio, bisognava rifare, cioè è diventata veramente un Calvario. Questo perché? Perché ognuno aveva delle sue esigenze. E d'altronde sappiamo che il regista ha una certo possibilità di veto per cui diceva io non vi conosco quel montaggio io lo facevo rifare poi l'ha rifatto Roger insomma alla fine siamo arrivati non molto tempo fa a una versione definitiva vuol dire che sono passato, qualche anno è passato effettivamente e poi ci sono state delle, delle questioni sulla correzione colore problemi insomma su tutto ci sono stati dei problemi Devo dire che però, poi il film finale, quello che, che poi si vede, è il montaggio di Roger Fratt, definitivo. Quindi tutte le versioni precedenti sono andate a morire, non so nemmeno dove sono andate a finire. Vorrei sottolineare questo film, che è stato girato in pellicola in tre settimane. Tre. In realtà il girato è molto di più, molte scene non le ho proprio montate perché dilungavano ulteriormente il film. È ovvio che io quando monto un film, ma tutti fanno una prima versione che sicuramente è lunga perché si mette più o meno tutto. Solo dopo ci si rende conto che alcune intere sequenze possono venire tolte perché allungano inutilmente il film. Io faccio questo montaggio. E questo montaggio lo mandano direttamente a Berlino, una fiera, perché serviva da, da vendere il film, ma era ovvio che non poteva funzionare, perché era troppo lungo, era troppo prolisso, farraginoso, ne aveva, ne aveva dentro di tutti i colori. Per cui non funziona. E allora cosa fanno? Viene tagliato da non so chi, ma viene tagliato troppo, il film non stava in piedi. E da lì c'è stata tutta una serie di vicissitudini. Una versione l'ho fatta io, poi c'è una versione che è in con scene nuove girate che lasciamo perdere, con, eh, con uno dei protagonisti. Sta di fatto che la versione che è circolata è quella tagliata da, da gente di Roma che io non ho sicuramente incaricato, ma il film non funzionava assolutamente, però purtroppo questa è la versione che è andata in giro, per lo meno per le vendite. E allora mh, ci ho rimesso mano finalmente Reintegrando ciò che era stato tolto inutilmente e togliendo quello che effettivamente era lungo, ed è la versione che vedrete voi in DVD. Beh, la, scene, la scena dell'uccisione dell in innamorata della morte è stata primo fantastica perché era la mia prima morte. <ride> per cui dovevamo trovare il sistema per essere pugnalato senza farmi del male con delle forbici. Allora Martina si trovava all'ospedale, quindi io pensieroso e. Mi trovo in casa, eh, poi arriva la sorella, io non me ne accorgo ovviamente, e mi si, si mette davanti e mi pugnala con delle forbici. La cosa curiosa era le prove per essere pugnalato. Quindi sporchiamo la camicia con il trucco, mettiamo delle, eh, tipo delle tavolette di legno che poi erano, sai quelle dei portafoto, il retro ecco, Roger voleva farmi pugnalare comunque in maniera violenta per cui il colpo c'è lo stesso con quel pezzettino di cartone che sta dietro ai, ai portafoto l'ho guardato e gli ho detto Roger, un pezzettino di cartone così se la, eh, la riccia che arriva e me lo tira violentemente non solo buca il cartone, buca anche me Cerchiamo qualcosa di diverso. Allora siamo andati in giro per tutta la villa a cercare tutti i portafoto. Abbiamo smontato 3, 4, 5 portafoto, abbiamo messo il cartone sotto la camicia, non, comunque prima c'era la riccia che faceva le prove e abbiamo constatato che si poteva fare anche se in realtà un po' di timore c'era e, e comunque fa, è, è difficile morire, pensavo pensavo, pensavo più, più facile. E invece è molto più difficile, perché l'abbiamo ripetuta molte volte quella scena. Sì, sì, eh, è eh, lui non era mai, non era mai contento. <ride> addirittura, addirittura mi ha lasciato <ride> 15, un quarto d'ora, 20 minuti, mi ha lasciato da solo per farmi concentrare. Io arrivavo sul set che ero già morto mentalmente, io arrivavo già così. Provavo e riprovavo a morire perché per la prima volta non, non riuscivo, non riuscivo a trovare. E nonostante tutto lui, a lui è piaciuto, alla fine siamo riusciti a trovarla, comunque non sono ancora contento di quella morte. Io non, secondo me si poteva dare di più. Questa scena, quando doveva accolterare William, era difficile per me, ma non per la questione di recitazione, ma proprio per sbloccarmi per dare questi dieci colpi di coltello che non l'ho mai fatto prima neanche giocando. <ride> Perciò mi sono messa tanto, tanto a partire. Ecco, e l'abbiamo rifatta mi sa tre, quattro volte addirittura perché non usciva mai bene. Tra le scene che preferisco le due che ho scritto io, cioè il dialogo in ospedale finale tra le due sorelle e il dialogo tra la morte e la protagonista nel confessionale però mh, anche quelle del funerale, quelle del... Mh, non ho delle scene in particolarmente... Mh. diciamo che se, mh, si potevano girare in maniera più, mh, come dire, più dinamica ma i tempi ristretti e il, il mezzo pellicola non lo consentivano proprio mi ha aiutato molto l'idea del montaggio che ho in testa prima di girare allora la scena iniziale è stata fatta, anche se non si nota tanto, sotto la pioggia cioè tutte le comparse che vedete fuori erano sotto un diluvio vero e proprio che si dovrebbe notare in certi momenti per esempio c'è il fatto che il giorno dopo dovevamo partire per andare in un altro set e quindi non potevo non girare la scena la scena dovevo girarla portarla a casa Oltretutto era una scena onirica perché la ragazzina va alla finestra, immagina una, un ciò che accade lì, la realtà e la finzione si intersecano. Per cui questa cosa della pioggia mi ha fatto gioco. Mi dispiace solo per tutte quelle comparse che hanno recitato al freddo, perché faceva veramente freddo, e sotto la pioggia. Eh, la scena nel confessionale mm. per me è stata mm. la mia preferita mm. perché, eh, perché ero da sola e dovevo trasmettere tutta l'emozione che contiene questa scena eh, però girandola avevo dei brividi <ride> perché lo sapevo che dovevo far paura al, al pubblico dopo mentre guardavano questa scena perciò ero molto emozionata l'ho provata tantissime volte a casa e non era mai quello che volevo però mentre l'ho girata sono riuscita Magari non 100%, perché non le ho mai, però farlo come, come volevo, come voleva la sceneggiatura e il regista. La colonna sonora di Innamorata della morte ha una, quindi una storia legata proprio al mio soggiorno eh, sul set, e mh, ho capito eh, la, la storia, e il dramma di, di, di queste due donne è quello che stava succedendo all'interno della, della testa della protagonista quindi io volevo una melodia accattivante semplice che non ehm, disturbasse troppo nel senso non dovevo svilupparla troppo perché doveva essere una forza latente qualcosa che c'era eh, all'interno di una persona che non osava essere buttata fuori, ma che nel finale avrebbe comunque trovato il suo tragico epilogo. Quindi la musica deve accompagnare questa personalità, questa, questa eh, parte di mente eh, apparentemente presente e eh, raccontare una dolcezza molto, molto malinconica. Un rapporto d'amore malato, eh, però ossessionante, ripetitivo, quindi come potevo essere ripetitivo e Non tedioso, dovevo avere questo tema, svilupparlo con eh, chitarre, archi. E poi mi è venuto in mente di fare, come dicevo prima, su altre, su altre colonne sonore, una citazione, cioè l'impiego della voce invece che pop lirica come commento che entrava e usciva dallo sfondo di questa, di questa musica, eh, già utilizzata appunto negli anni '70 per diversi generi, e così è nata. Aetheria, che è il commento principale di Innamorata della Morte. Anche le altre musiche portano un po' il senso eh, della, della storia tragica di, di, questa, di questa donna protagonista, ovvero un brano si chiama proprio doppia personalità e un altro Assente. E, e assente è, è ancora più ossessionante, è proprio quella parte di... forse che ognuno di noi ha, però che è assente, che è visionaria che non, non è mai sguinzagliata per arrivare dove deve arrivare, perché la vita e i paletti della quotidianità non ce lo concedono, a volte per fortuna, a volte, a volte per sfortuna. Ecco, nei film di Roger c'è questa libertà di poter raccontare un pochino di, di parti cerebrali più nascoste, più labirintiche e più inaspettate. La musica di Innamorata della Morte è un, un viaggio nel, nel, nel paranoico però molto dolce e molto malinconica.